Ora che siete tutti qui, vi dico che questo è un processo. Mezz'ora fa, colpito da una scarica di doppietta, è stato trovato il corpo di Paolino. Aveva 17 anni e non aveva fatto male a nessuno. Ebbene, Paolino, l'avete ammazzato voi, che invece di aiutarmi a svolgere il mio compito mi avete considerato un nemico della vostra pigrizia. L'avete ammazzato voi che avete creato mille ostacoli al mio lavoro. Voi che mi avete osteggiato come quando avete potuto, che mi avete disprezzato e ignorato, denunciandomi come un perturbatore della vostra comoda quiete. Voi tutti, uomini e donne, che vi siete lasciati avvilire dalla paura anche quando si trattava di scoprire e punire gli assassini dei vostri figli, che avete tentato di sopraffare la legge persino quando difendeva i vostri interessi. Avete ammazzato Paolino perché mi avete tutti impedito di amministrare giustizia e di imporre il rispetto della legge. Certo, solo uno di voi ha materialmente sparato al ragazzo. Uno che forse mi sta ascoltando e che non riuscirò a giudicare e a punire perché è protetto dalla vostra paura. Voi, uomini della mafia, e tu, Massaro Passalacqua, tu che a tuo modo sei un saggio e un giusto, anche tu hai preferito la tua legge sanguinaria e feroce che condanna chi ti fa sgarbo e protegge chi esegue le tue condanne alla legge, alla sola legge che ci permette di vivere vicini senza scannarci come bestie feroci. Ora ho finito. Per la prima volta da quando sono qui ci siamo guardati in faccia. Io so benissimo ormai cosa posso aspettarmi da voi. E voi sapete adesso cosa dovete aspettarvi da me. Perché io rimarrò qui. Rimarrò qui, in questo paese, finché sarà necessario. E farò il mio dovere fino in fondo, con voi o da solo. Fino a quando il colpo di una qualsiasi doppietta non mi manderà a tener compagnia a Paolino. La mafia è soprattutto intrusione nelle coscienze, ingerenza nell'amministrazione pubblica, ingerenza nella politica. E questa corruzione delle coscienze ha portato al fatto, secondo me, più grave, più clamoroso, all'assassinio di un prete. I siciliani hanno assassinato padre Puglisi soltanto colpevole di vivere e di realizzare il Vangelo. Ecco perché, ripeto, non sono orgoglioso di essere siciliano, ma al contempo devo dire che la protesta, la ribellione, il primo segnale di rifiuto, di opposizione a questo cancro è venuto da noi siciliani, fra cui Rosario Livatino. Rosario Livatino è, diversamente da quello che si è detto, che si è scritto nella immediatezza dell'eccidio, poi anche nel film, aveva una vita privata assolutamente, come dire, blindata. Io l'ho frequentato per quasi 8 anni, prima come funzionario di polizia con cui collaboravo per motivi appunto di investigativi, poi da collega. Era una persona assolutamente riservata, di un riservo direi patologico, ma per una ragione specifica del suo modo di vivere e del suo modo di concepire e di realizzare l'attività di magistrato. Rosario Livatino aveva una visione ascetica della giustizia. Dopo la sua morte, dopo il suo assassinio, fu trovato la sua agenda e nella prima pagina c'era segnata una S puntata, una T puntata e una D puntata.
Queste tre lettere hanno impegnato per diverso tempo gli investigatori per cercare di capire che cosa volesse dire. E poi, con l'aiuto di un suo fraterno amico, si è scoperto che intendeva era un'abbreviazione sub tutela Dei, sotto la protezione, con la protezione di Dio. Perché Rosario di Latino era un uomo profondamente religioso, non tanto praticante, perché relativo, ma convinto appunto del valore del Vangelo e dei criteri del Vangelo. Perché è stato ucciso? Il suo assassinio si caratterizza per una peculiarità diversa da tutte le altre, dal caso di Ciaccio Montalto, di Boris Giuliano, gli eccidi, le stragi di Falcone e di Borsellino. Perché Rosario di Latino è stato raggiunto dagli assassini in quanto simbolo. Lui nell'ottobre del 1989, dopo 11 anni di funzioni di sostituto, lascia la procura di Agrigento e si trasferisce in tribunale, va a far parte del collegio del tribunale. Chiaramente in qualità di giudice giudicante, soprattutto all'interno di un collegio, non aveva più, come dire, l'autonomia del sostituto. Svolgeva un esame e svolgeva delle funzioni che sicuramente non erano, come dire, pericolose, tra virgolette, come quelle di un sostituto. Però Rosario di Latino rappresentava, ecco, per la sua visione ascetica della giustizia, rappresentava un po' il simbolo del tribunale di Agrigento in generale. Io vorrei rileggere con attenzione la parte che è stata trasmessa qui nel film e che è tratta da una conferenza che lui tenne nell'aprile del 1984 presso il Rotary, in una serata organizzata dal Rotary di Canicattì. Questo per dare esattamente la misura delle sue convinzioni. Lui dice: l'indipendenza del giudice non è solo nella propria coscienza, nella incessante libertà morale, nella fedeltà ai principi, nella sua capacità di sacrificio. Nella sua conoscenza tecnica, nella sua esperienza, nella chiarezza e linearità delle sue decisioni, ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio, nella normalità delle sue relazioni e delle sue manifestazioni della vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità ad iniziative ed affari, e soprattutto nel distacco da implicazioni che comportano e possono produrre il germe della contaminazione e della interferenza. L'indipendenza del giudice è infine nella sua credibilità, che riesce a conquistare nel travaglio delle sue decisioni e in ogni momento della sua attività. Qui è importante che egli offra di se stesso l'immagine non di una persona austera o severa o compresa del suo ruolo e della sua autorità o di irraggiungibile rigore morale, ma di una persona seria, di una persona equilibrata, di una persona responsabile. Potrebbe aggiungersi, e qui concludo, di persona comprensiva ed umana, capace di condannare ma anche di capire. Quindi queste parole furono da Rosario di Latino, rappresentavano non soltanto e non solo parole, ma era il suo abito, la sua concezione umana e di magistrato. Ecco perché, ripeto, in un momento in cui era in una posizione defilata,
in una posizione in cui poteva non dare, come dire, tra virgolette, fastidio, rappresentare un pericolo, tra virgolette, per i criminali, ecco perché venne scelto e colpito in modo assolutamente barbaro, come è ben riportato nel film. Nel film manca un fatto storico, perché poi uno degli assassini, nel confessare, disse che al momento in cui stava per esplodere il colpo di grazia, Ripatino gli gridò: perché lo fai? Cosa ti ho fatto? Perché è chiaro che nella sua concezione, in quel momento tragico, non aveva la coscienza netta e tutto poteva immaginare tranne che di poter essere assassinato, di doversi sacrificare solo per avere fatto il suo dovere. Grazie, giudice. Noi abbiamo voluto unire queste due clip, quindi Pietro Germi in nome della legge con poi il giudice ragazzino, anche perché ci sono queste, lei ha poi letto proprio le parole che abbiamo sentito prima, mentre nel nome della legge, la prima parte, quando lui quindi il giudice, si rivolge più che altro alla coscienza della gente, agli uomini, parla di paura, quello che noi poi abbiamo chiamato anche omertà. Cioè, quindi... Un film originale per il tempo, perché chiaramente è la prima volta che l'argomento mafia viene portato all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale. È tratto da un libro autobiografico di un magistrato, Giuseppe Guido Lo Schiavo, che fu pretore per diversi anni a Barrafranca. Nel libro e ovviamente nel film Barrafranca diventa capodarso. È un po' un film romanzato ed è stato anche criticato, io ricordo, c'è una pagina pungente di Sciascia nella raccolta La Corda Pazza, in cui Sciascia appunto critica questa sorta di stima, di considerazione che chiude il film fra il pretore, fra il rappresentante della legge e il capomafia a cavallo passa l'acqua. Ma è una responsabilità limitata, perché effettivamente quando scrive Giuseppe Lo Schiavo e quando Germi gira il film, siamo ancora nell'ambito della mafia tradizionale, della mafia dei campieri, della mafia agraria, e quindi il pericolo, come dire, la commistione, la corruzione delle coscienze, come poi si è verificata, è un fatto molto limitato. Ovviamente in quel momento e in quella fase è comprensibile l'omertà profonda della gente, del paese. Perché? Ma perché effettivamente la mafia, il capomafia, i campieri rappresentavano un pericolo vero, nel senso che la minaccia e il pericolo di vita per qualcuno che si fosse convinto a collaborare con la legge, col magistrato, con i carabinieri, era un pericolo vero, era un pericolo effettivo, perché ovviamente è una sorta di cane che si morde la coda, è un circolo chiuso. La mafia confidava nell'omertà e nella paura delle persone, la paura e l'omertà garantivano alla mafia, consentiva alla mafia di eludere, di sfuggire ai rigori della legge. Se si spezza il cerchio, se per la prima volta qualcuno ha il coraggio di collaborare, di parlare, ecco che a un certo punto il potere della mafia viene in qualche modo meno. E questa è la storia dei nostri giorni con tutti i collaboranti. Cioè, è un fatto eversivo che qualcuno racconti quello che c'era all'interno, quello che si pensava che ci fosse, ma non c'erano le prove. Poi naturalmente da Buscetta in avanti abbiamo avuto la prova di quello che investigatori di prim'ordine come Boris Giuliano, che io ho conosciuto alla squadra mobile di Palermo, avevano intuito sul fatto organizzativo, cioè la mafia come organizzazione, non la mafia come il singolo campiere o il singolo rappresentante.
Bene, un'altra domanda che riguarda, non so, poco fa ho sentito nelle sue parole anche una certa amarezza, cioè quando ha detto che non sono orgoglioso di essere siciliano. Ma l'amarezza, guardi, deriva dal fatto che è vero che c'è stato questo risveglio delle coscienze, ma noi abbiamo le forze dell'ordine, la magistratura ancora non riescono a domare questo fenomeno delle collusioni che ci sono con una parte di noi siciliani. Io devo dire, noi abbiamo un presidente, un ex presidente di regione che sta scontando una pena. C'è stato il caso clamoroso di un radiologo, di un primario radiologo di Palermo che è stato condannato perché non per concorso esterno, sì, che non mi dilungo a spiegare cos'è perché credo che lo si sappia, ma perché associato alla mafia. Quindi c'è ancora una fascia delle forze economiche, sociali, intellettuali, culturali della Sicilia che è vicina purtroppo a questo fenomeno. Crede che che ci possa essere una crescita a livello culturale, quindi di coscienza, che possa cambiare poi questo fenomeno? Rispetto a 30 anni fa, quando io ho iniziato questo lavoro, sì, c'è stato un salto di qualità formidabile. Oggi a livello di investigatori, a livello di procura, a livello ovviamente anche di potere legislativo, si è preso atto non solo della gravità del fenomeno, ma della sua complessità e della necessità di colpire. E sotto questo profilo la legge, il passaggio fondamentale è stato rappresentato dalla legge La Torre per la confisca dei beni, perché lo scopo ovviamente di un'organizzazione criminale come la mafia è quella di arricchirsi. Se si colpisce, se si riesce a colpire la ricchezza, ecco, il bersaglio è quello.